Nel video settimana scorsa di FK Storia abbiamo parlato delle guerre del browser. Tuttavia, un grosso difetto di quel video è che davo per scontato cosa fosse un browser. Quindi lo scopo di questo video è quello di spiegare intanto cos'è un browser dal punto di vista generale e andare a capire quali sono i componenti che hanno reso alcuni browser più utilizzati degli altri. Intanto partiamo dalle cose semplici. Il nome, browser. Il verbo inglese to browse significa dare un'occhiata in giro o sfogliare. E in inglese il prefisso er è quello che permette di trasformare verbi in sostantivi. Abbiamo anche noi suffissi simili in italiano. Credo che il più famoso sia tore o otrice. Tipo frullare, che abbiamo frullatore, o fumare, che abbiamo fumatore. Quindi, in maniera grossolana e raffazzonata, possiamo tradurre la parola browser come lo sfogliatore. È meglio che lasciamo browser. Sono diversi i componenti che formano un browser e li possiamo suddividere in queste sei categorie. Interfaccia utente, motore di rendering, interprete di JavaScript, gestore di rete, stabilità e sicurezza, che li ho messi assieme, e infine abbiamo i servizi. Adesso snoccioliamo ciascuna di queste caratteristiche e partiamo dalla prima, ovvero l'interfaccia utente. Dall'avvento di Mosaic, l'interfaccia grafica non è mutata tantissimo. Ovviamente sono stati dei miglioramenti e le interfacce sono diventate più moderne, ma in linea generale le componenti dell'interfaccia grafica non sono mutate, sono più o meno le stesse, hanno cambiato semplicemente posizione. Per esempio, oggigiorno la barra del menu non si trova più nel punto più alto dell'applicazione, ma molto spesso viene compattata in un menu a parte che ha questa icona, che secondo la mia collega questo è il tasto a forma di hamburger. E da allora, vi giuro, cedo anche io un hamburger. Questa lunga fila di tasti rapidi oggigiorno si è semplificata moltissimo, perché anziché avere tutti quelli, oggigiorno abbiamo solamente il tasto per andare avanti, il tasto per andare indietro e quello per ricaricare la pagina, oltre al tasto a forma di hamburger. Ovviamente altri tasti possono essere aggiunti, tra cui quelli che vengono dalle estensioni, ma di quelle ne parliamo dopo. Indubbiamente la barra di ricerca persiste, ovviamente non potremo mai utilizzare il browser. E al di sotto abbiamo la schermata principale, quella dove viene effettivamente visualizzata una pagina web. Dal mio punto di vista, in 30 anni, la più grande aggiunta nell'interfaccia grafica è stata quella di utilizzare le tab o le schede, chiamatele come volete, che furono introdotte per la prima volta nel browser che si chiama iBrowse, che è o era, non lo so se c'è ancora, disponibile per il sistema operativo Amiga OS. Nel mio video precedente ho detto che Firefox introduceva le tab, in realtà facendo una ricerca più approfondita esistevano già da prima. D'altro canto, i browser non sono stati sempre grafici e visuali, esistevano e continuano ad esistere browser a linea di comando. Quello più famoso è sicuramente Lynx, che è questo che vi faccio vedere qua a schermo. Nonostante che questi browser erano molto utilizzati agli albori del World Wide Web, oggigiorno sono pressoché inutilizzati. Questo perché oggigiorno possono essere una risorsa molto utile per avere un browser ridotto che può servire solamente a leggere articoli o pagine di Wikipedia e poco altro. Perché ovviamente, essendo a linea di comando, non sono capaci di riprodurre alcun contenuto multimediale, video, immagini, questa roba qua. Che sono robe che oggigiorno, se siete qua su YouTube, non ne possiamo fare più a meno. Quindi per quanto riguarda l'interfaccia utente, diciamo che possiamo concludere qua. Adesso passiamo al secondo componente, che è uno tra i più fondamentali. Il motore di rendering. Ora, per il motore di rendering ci sarebbe un mondo da dire. Ne riparliamo dopo la sigla. Benvenuti e benvenuti al Pinguino in questo nuovo video di FK Under the Hood. Come al solito sono Valerio e oggi parliamo, dissezioniamo, apriamo il contenuto di un web browser. Ma prima di cominciare vi voglio ricordare come al solito che se siete nuovo di ritorno di questo canale, di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina così da non perdervi gli altri contenuti, video e cose belle che porto su questo canale. E inoltre non dimenticate di seguirmi su Instagram, dove porto diverse robe, tra cui anticipazioni di video che poi alla fine vengono pubblicate su questo canale. E quindi proseguiamo col motore di rendering. Ha un ruolo tra virgolette molto semplice, ma di fatto è il cuore pulsante di un browser. Data una pagina HTML, non farà altro che disegnarla sullo schermo, ve la fa apparire. Inoltre si occupa anche di interpretare i fogli di stile, perché oggigiorno l'HTML è utilizzato per inserire il contenuto della pagina web, mentre il CSS o foglio di stile permette di dare quello che viene definito in inglese look and feel alla pagina, quindi gestisce font, colori, pagina 2-3 colonne, tutto quello che diciamo di visuale c'è. Adesso al mondo, quanti motori di rendering esistono? A differenza di quello che possiate pensare, non ce n'è uno per ogni browser. Ogni browser ha un motore di rendering, ma motori di rendering oggigiorno
di quelli principali ne sono sopravvissuti solamente 4 circa. Partiamo col primo, Gecko, che è quello contenuto in Firefox, che era a sua volta contenuto in Mozilla, derivato da Netscape. Poi ci abbiamo KHTML, che è in quello, se vi ricordate, del browser Conqueror. Se non vi ricordate cos'è Conqueror, andate a vedere il mio video precedente che vi metterò qui sopra per capire che ruolo giocava durante le guerre del browser. In realtà ha giocato un ruolo molto marginale, tipo la Svizzera, però il suo contributo è molto importante perché il suo motore di rendering è stato utilizzato per sviluppare altri due motori di rendering. Quindi ecco perché poco fa dicevo ne esistono 4 circa, perché gli altri due che vi sto per citare sono derivati da KHTML, che sono WebKit, che è quello che sviluppò Apple a partire da KHTML per Safari. Poi ci abbiamo Blink, quello sviluppato da Google per il progetto Google Chrome o Chromium. Ora, la maggior parte dei browser moderni utilizzano uno di questi motori di rendering. Per esempio, Edge usa Blink, Opera usa Blink. La maggior parte dei browser che possiamo trovare in giro usano Blink. I motori di rendering non sono stati sempre questi, quelli erano quelli del passato. Internet Explorer aveva Trident, poi c'era Presto, che si trovava in Opera, poi Opera ha capito che non poteva competere e anche loro sono passati a Blink. Poi c'era, per le prime versioni di Edge, un motore di rendering chiamato Edge HTML, che era un derivato di Trident, che era una merda, e poi anche loro sono passati a Blink. Una delle conseguenze delle guerre del browser è stata una sorta di selezione naturale, non tanto dei browser, ma dei motori di rendering. E non è una sorpresa che la maggior parte dei browser moderni usano un motore di rendering derivato da KHTML, nella fattispecie il più utilizzato è Blink. Questo non solo ha stravolto il modo con cui noi navighiamo su internet, ma anche ha stravolto il modo con cui vengono sviluppate le applicazioni per il computer. Cosa voglio dire? Un giorno qualcuno ha detto: i motori di rendering sono fighissimi, sono fatti benissimo, oggigiorno abbiamo una tecnologia pazzesca, perché non utilizzare il motore di rendering come strumento per sviluppare applicazioni? Infatti esistono diversi ambienti di sviluppo per fare applicazioni basate sulle web technology. Ci abbiamo Electron, per esempio, ci abbiamo anche Chromium Embedded Framework. Questi ambienti di sviluppo mettono a disposizione una sorta di browser basato su Blink, su cui uno ci può fare un'applicazione e la parte visuale dell'applicazione è fatta in HTML e JavaScript, il resto poi è fatto con altri linguaggi di programmazione per fare poi l'operazione che effettivamente un programma deve sviluppare. Ora, quali sono i programmi che vengono sviluppati utilizzando le web technology? Quindi programmi per computer fissi utilizzando HTML e altre tecnologie. C'è una lunga lista di queste applicazioni e ve ne ho selezionato 4, sperando che siano i 4 che voi utilizzate di più. Ci abbiamo Discord, Microsoft Teams, Skype, adesso la DAD la guardate con un occhio diverso, e infine Spotify. E secondo voi, non hanno utilizzato questo modo di sviluppare le applicazioni, utilizzando lo web technology, per sviluppare le app per i smartphone? È ovvio che hanno fatto, infatti la stragrande maggioranza delle app per Android o iPhone o qualunque altro dispositivo mobile sono sviluppate utilizzando questo sistema, cioè avendo un browser minimale per eseguire del codice HTML, che poi dietro le quinte vengono eseguite piccoli programmini scritti in altri linguaggi di programmazione per eseguire, per esempio, Instagram. Adesso, un motore di rendering permetterebbe di renderizzare una pagina statica, molto noiosa, con poche funzionalità, e per questo in passato Netscape introdusse JavaScript per aumentare le funzionalità che un browser potesse offrire all'esperienza utente, aggiungendo funzionalità che prima non c'erano. È per questo che adesso parliamo dell'interprete JavaScript. JavaScript è un linguaggio di programmazione che ormai è diventato uno standard per la programmazione delle pagine web. Viene eseguito direttamente sul browser e offre una vasta gamma di funzionalità aggiuntive. Adesso descrivere quali sono le funzionalità che offre JavaScript in questo video sarebbe impossibile, però fate questo esperimento. Prendete il vostro browser preferito tipo Edge o Chrome, disattivate il JavaScript e andate su un sito e vedete quante cose non riuscite più a fare. Essendo un linguaggio di programmazione, JavaScript ha bisogno di un interprete per essere eseguito. Adesso vediamo quali sono. I browser basati su Blink molto spesso utilizzano un interprete JavaScript che si chiama V8,
che sta per motore vuoto di una macchina, perché loro sono fighi. V8 è sviluppato e mantenuto da Google, quindi non solo lo si trova in Google Chrome e Chromium, ma lo si trova anche su Opera ed Edge. Conqueror usa KJS, Firefox usa un interprete JavaScript derivato da Netscape chiamato SpiderMonkey. In passato Microsoft utilizzava JScript, che poi quando passò ad Edge, ma ad Edge non con Blink, ma con quella merda che si chiamava Edge HTML, avevano fatto un nuovo interprete JavaScript chiamato Chakra, che poi fu abbandonato e sostituito da V8 quando Edge finalmente passò al lato oscuro della forza, integrando Blink. Opera, prima di passare a Blink, quando utilizzava Presto come motore di rendering, utilizzava come interprete JavaScript un proprio prodotto chiamato Characam, che poi anch'esso fu sostituito da V8. Characam, che è il nome del sistema di scrittura utilizzato nella lingua giavanese, che si trova in Indonesia e in particolare nell'isola di Giava. Pertanto l'accoppiata Blink e V8 è il dream team che sta oggigiorno dominando il web. Adesso passiamo al punto successivo, il gestore di rete. E essenzialmente questo componente gestisce le connessioni, quindi si occupa di scaricare non solo le pagine HTML, ma anche i fogli di stile, JavaScript, video, immagini, tutto il contenuto che c'è in una pagina web. Infatti è il componente fondamentale per navigare il web. In questo video vi dicevo che Tim Berners-Lee aveva sviluppato la libreria libwww per far sì che altri sviluppatori si aggregassero all'invenzione del World Wide Web per portare altri programmi o altri browser. Tuttavia, libwww, nonostante che esiste sino ad oggi, non sta mantenendo il passo con la tecnologia. È obsoleto. E infatti, oggigiorno si usa libcurl, che non solo è più moderna, ma implementa fino all'ultimo standard del protocollo HTTP, perché oggigiorno siamo alla versione 3. Se non ho letto male, libwww si è fermata alla versione 1.1. Quindi qualcuno mi potrebbe dire se i browser moderni usano questa libreria libcurl. Nah. Oggigiorno i browser, da quello che ho capito, andando a vedere un pochettino il codice sorgente di Chromium e di Firefox, utilizzano la loro implementazione del protocollo. E qualcuno potrebbe dire: perché reinventare la ruota quando è a disposizione queste librerie che già lo fanno? Non lo so, ma mi sono dato una mia interpretazione. Secondo me lo fanno come parte dell'innovazione. Molti browser giocano sull'innovazione e avendo una propria implementazione del protocollo HTTP lo puoi rendere più integrato al tuo sistema e quindi più veloce e performante, se non che addirittura più stabile. Adesso proseguiamo con la stabilità e sicurezza. La scarsa stabilità dei browser in passato ha decretato la loro morte, come è successo per Internet Explorer e Netscape. Quindi oggigiorno possiamo dire che i browser moderni sono piuttosto stabili, ma il discorso della stabilità dipende anche dalla piattaforma. Quindi questo è un discorso più ampio che non è solamente ristretto a quello che è il browser, ma ci sono anche altri fattori da tenere in considerazione. Quindi in conclusione possiamo dire che più o meno tutti i browser di oggi sono stabili, non sono più come quelli di una volta. Tuttavia ci sarebbe molto da dire sul discorso della sicurezza. Tutti i browser implementano SSL, che è la connessione sicura che vi permette di comunicare col server che vi offre una pagina web utilizzando la crittografia. Oggigiorno la maggior parte dei siti utilizzano SSL con i certificati e voi potete capire se siete una connessione sicura quando vedete il lucchetto accanto alla barra degli indirizzi. Tuttavia, sulla questione della sicurezza si gioca anche su altri fronti: gestione dei cookie, gestione delle password e delle carte di pagamento. Sulla questione di sicurezza ci sarebbe molto da dire. E infatti molte aziende che sviluppano browser si stanno focalizzando su questo aspetto. Un esempio è Brave. Brave è un browser che è anch'esso basato su Chromium, ma è focalizzato alla privacy e alla sicurezza. Di default disabilita tutti i cookie che tracciano gli utenti e anche le pubblicità, permettendo all'utente di preservare la propria privacy mentre naviga il web. E infine abbiamo questa macro categoria che sono i servizi. Ora, sui servizi ci sarebbe molto da dire. Intanto andiamo a vedere quali sono i servizi base, che sono la gestione della cronologia, la gestione dei preferiti o dei segnalibri, come dir si voglia, i download, l'impostare il motore di ricerca predefinito e molto altro. Quindi questi possiamo dire che sono i servizi principali. Poi ci stanno le estensioni, per non parlare del fatto che alcuni browser tipo Edge sono ottimizzati per essere eseguiti in dispositivi dotati di batteria, non solo gli smartphone ma anche i computer laptop, e questa è una cosa fondamentale per non mangiarsi la batteria mentre si naviga internet. Alcuni browser hanno servizi di sincronizzazione per ritrovarsi per esempio la cronologia
o i segnalibri in altri dispositivi in cui è installato lo stesso browser, che è una funzionalità che uso spesso in Safari. Quando io guardo una pagina sul mio Mac, riesco a trasferirmela sul mio iPad e viceversa, è una cosa che mi piace tantissimo. Altri browser invece hanno una VPN integrata, che può essere attivata e configurata qualora già non se ne abbia un'altra. Benissimo pinguini, penso che ci siamo. Qual è il messaggio che possiamo estrarre da questa lunga conversazione? Un browser è un software complicato e queste sono le tre componenti principali: gestore di rete, montore di rendering e infine ci abbiamo l'interprete JavaScript. Poiché gli ultimi due, dal mio punto di vista, giocano un ruolo fondamentale nelle prestazioni e la stabilità del browser, c'è stato negli anni quello che è un processo di selezione darwiniana per quanto riguarda questi due componenti. E infatti oggigiorno quello che vengono utilizzati per la maggiore sono Blink per quanto riguarda motore di rendering e V8 per quanto riguarda l'interprete JavaScript. Per non dimenticare che browser che utilizzano il motore di rendering KHTML e derivati, quindi Blink o WebKit, occupano più dell'80% del mercato. La tecnologia web non è solo limitata per creare pagine web, ma anche per sviluppare software per computer fissi e applicazioni mobile. Insomma, possiamo dire che le cose hanno preso una piega totalmente diversa rispetto a quello che ipotizzava all'inizio il giovane Tim Berners-Lee quando creò semplicemente il suo primo web browser, World Wide Web. Benissimo pinguini, scrivetemi nei commenti qual è il vostro browser preferito e quello che vi piace di meno, e prima di concludere, se questo video vi è piaciuto mettete un like e non dimenticate di andare a guardare questi video che sono correlati. Metterò qua un link alla miniserie di internet e anche altri video che reputo che siano interessanti per voi. E quindi, grazie per avermi ascoltato e ci vediamo alla prossima. Ciao!